Gianclaudio Torlizzi, T Commodity, buongiorno e ben ritrovato sulle fonti, Gianclaudio. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, dunque, ci troviamo in una situazione molto molto interessante. Io vorrei naturalmente iniziare appunto con l'impatto di questo rialzo dei prezzi delle materie prime di cui tu stavi parlando già da tantissimo tempo. Seguo con tanto piacere il dibattito, il tuo dibattito su Twitter, e dunque volevo capire quanto importante è l'impatto e l'effetto sulla catena di distribuzione questo rialzo dei prezzi, perché ieri, ecco, il secondo titolo del WSJ, ovvero The Wall Street Journal, era proprio le difficoltà dei costi legati al trasporto, che sono da loro volta causati, ecco, da questo aumento dei prezzi delle materie prime. Dunque una inflazione che continua, ecco, a crescere sull'intera catena di distribuzione. Sì, il problema di fondo è che le pressioni inflazionistiche sono diffuse lungo tutta la filiera, quindi iniziamo a monte dai costi produttivi delle materie prime, nel caso dei metalli dal petrolio, nel caso ma anche dall'aumento stesso dei minerali. Proseguiamo lungo il mercato dei noli marittimi, che è letteralmente esploso negli ultimi sei mesi, per poi arrivare appunto con il mercato a valle, che ha anche le sue pressioni inflazionistiche legate alla carenza di lavoratori che stanno iniziando a creare dei problemi negli Stati Uniti, in particolare nella fascia di lavoratori low skilled, che sono sostanzialmente di quei lavoratori che poi sono a contatto con il pubblico e che sono giustamente anche comprensibilmente spaventati dal Covid, che continua a vivere e lottare contro di noi, e quindi questi lavoratori non accettano più le paghe solite con il rischio di contrarre il virus, ma chiedono aumenti salariali. Tant'è vero che la media di crescita percentuale degli ultimi tre mesi dei salari nel comparto del leisure e nel comparto del food negli Stati Uniti è l'unico comparto che ha registrato un incremento del 6,5%, se non erro, quindi superando anche il tasso inflazionistico. Quindi c'è una sostanziale crescita graduale e continua delle pressioni inflazionistiche, che non viene ancora registrata dal mercato nella sua interezza, per un semplice motivo: perché le banche centrali di fatto manipolano il mercato obbligazionario. Questo è indubbio. La Federal Reserve continua ad acquistare 180 miliardi al mese tra titoli di Stato e mortgage-backed securities, quindi c'è una mano piuttosto importante da parte delle banche centrali, che ovviamente cercano di contenere il rialzo dei tassi di interesse. Perché? Perché nessun paese oggi al mondo può permettersi un inasprimento forte di tassi di interesse. Perché? Perché la mole di debito pubblico che è stata costruita nell'ultimo anno e mezzo come risultato delle politiche fiscali per compensare l'effetto recessivo delle politiche di lockdown, ovviamente fa sì che oggi il debito sia molto difficile da gestire, quindi necessita tassi bassi. Il problema qual è? Che questi il peccato originale, potremmo dire, il peccato di fondo, è che in realtà la pandemia è stata utilizzata dalle leadership, in particolare quella americana, per spingere fuori l'economia mondiale dalla deflazione. Il problema è che i soldi messi in gioco sono probabilmente eccessivi rispetto alla reale poi bisogno dell'economia mondiale. Quindi si è creato una colo di bottiglia enorme lungo tutta una serie di catene di fornitura, che stanno provocando un vero e proprio impennata dei prezzi e una enorme fatica da parte della filiera produttiva nel soddisfare i consumi. E questo è un elemento molto importante, che sta creando anche un enorme problema nella lettura
dei mercati e dell'economia. Perché? Perché noi oggi ci troviamo in una situazione in cui il mercato a valle sta iniziando a rallentare per effetto dei forti rialzi dei prezzi, in particolare, ma anche per la carenza di materie prime, cioè il mercato dell'auto che sta registrando un forte rallentamento in questi ultimi due mesi proprio a causa della carenza di semiconduttori. E però il backlog, cioè l'arretrato di ordini registrato lungo la filiera, è talmente alto che questo rallentamento dei consumi da parte del comparto auto non lo si vede fondamentalmente nell'andamento dei prezzi delle materie prime, che rimangono vicini ai massimi, in alcuni casi storici o in altri sui massimi degli ultimi 10 anni. Quindi questo aspetto paradossale, diciamo così, in cui noi viviamo, che è figlio fondamentalmente di una ondata di stimoli fiscali e monetari di oltre in realtà 32.000 miliardi di dollari, che a livello mondiale sono stati implementati dall'inizio della pandemia a oggi, e che sono stati, diciamo così, probabilmente si stanno rivelando eccessivi in base alla capacità dell'offerta. E da considerare, e qui chiudo il ragionamento, che l'offerta non è prevista neanche in miglioramento per i prossimi mesi. Cioè è ingenuo chi pensa che di fronte a questi prezzi si possa assistere a un aumento dell'offerta di metallo, di petrolio, per due motivi. Il primo motivo è perché gli azionisti dei grandi gruppi petroliferi o attivi nell'estrazione stanno chiedendo in maniera insistente al management di mantenersi disciplinati sul fronte dei nuovi investimenti. Perché disciplinati? Perché intendono rientrare fondamentalmente dei massi ritorni che hanno avuto nel periodo che va dal 2010 al 2018 sostanzialmente. Quindi non basta questa impennata dei prezzi a cui si è assistita negli ultimi mesi per adesso indurre i grandi azionisti delle società petrolifere e minerarie in nuovi investimenti in capacità produttiva. Quindi c'è una richiesta di disciplina di capitale, fondamentalmente, che frena le imprese nell'investire in capacità produttiva. C'è poi un secondo elemento che non è di secondo piano, che attiene alle politiche sul clima, che stanno ricoprendo un ruolo importante nel sì. frenare le imprese, no? nel costruire nuova capacità produttiva. Assolutamente sì, intanto volevo approfondire anche il punto colli di bottiglia, poi ne parleremo anche di tutto ciò che riguarda il clima e naturalmente quanto colpevole sia questa, tra virgolette, transizione energetica, ma prima volevo capire questi colli di bottiglia che sicuramente avrebbero dovuto avrebbero dovuto essere un fattore di breve, massimo, medio termine. Adesso stanno continuando già da un bel po' di tempo, ma secondo i banchieri centrali, in particolar modo la Lagarde, nell'ultima riunione aveva detto che si aspettavano comunque dei colli di bottiglia molto più importanti rispetto a quelli che abbiamo visto, ma nel frattempo continuano ad essere presenti. Quindi qual è il tuo parere su questo timing, se vogliamo dirla così, di questa problematica che sicuramente impatta in questo caso tutta la catena della distribuzione, non solo a questo punto anche l'inflazione? Il problema che a me spaventa molto è che, non tutti per carità, perché non bisogna mai generalizzare, ma la maggior parte dei policy maker sono assolutamente ignoranti sul funzionamento dell'industria e come funzionano le catene di valore. Bastava avere un minimo di polso con la condizione in cui diciamo così viveva il comparto dell'industria per rendersi conto già 6 mesi fa che questo non poteva essere un fenomeno di breve durata. Io sono mesi che cerco di stressare questo concetto e adesso sembra che le banche centrali piano piano e i governi stiano arrivando a questa conclusione. Il punto è molto semplice. Il punto è che finché noi abbiamo un problema emergenziale legato alla pandemia, non ci sarà nessun motivo per attendersi un allentamento delle tensioni che insistono sulle catene di valore. Questo è il punto chiave, perché finché c'è la pandemia e finché ovviamente i paesi asiatici, che sono un hub
di esportazione fondamentale per l'economia mondiale adottano una strategia Covid zero. Cosa vuol dire? Vuol dire che bastano uno, due, tre contagi per provocare il blocco, il close management, come viene chiamato da loro in Cina in particolare, per provocare il blocco delle attività nelle aree diciamo così attigue o comunque che riguardano che possono riguardare quartieri, ma possono riguardare anche porti, possono riguardare terminal, possono riguardare aeroporti. Questo è quello che sta accadendo. Quindi lo abbiamo visto ad agosto, quando la Cina ha bloccato per un paio di settimane i porti del Guangdong, lo abbiamo visto già lo scorso, anche direttamente in realtà lo scorso anno, cioè bastano pochi contagi per bloccare intere aree. Finché c'è quindi la pandemia, non c'è nessun tipo di ragione per attendersi un allentamento delle supply chain, anche perché finché c'è questo è un secondo motivo, finché c'è la pandemia le banche centrali manterranno espansivo il proprio bilancio monetario. Questa è un'altra grande favola che io a volte così leggo sui giornali, non solo sui social, dove magari c'è anche diciamo così, trovi anche chi scrive che non ne capisce niente, ma anche sui giornali, da cosiddetti esperti, sempre che lanciano l'allarme sulla BCE che è pronta a ritirare la liquidità, il taper della Fed. Ma finché c'è la pandemia non ci sarà mai una vera e propria restrizione di liquidità. Questo è bene, secondo me, tenerlo a mente. E quindi, finché anche le banche centrali si manterranno espansive sul fronte del bilancio, ovviamente le materie prime manterranno una base di domanda di carattere più finanziario, ovviamente, che però ne terrà sostenuti i prezzi. Quindi noi fondamentalmente non abbiamo nessuna ragione oggi per attenderci un allentamento della supply chain. L'unica ragione che potrebbe da qui alla fine della pandemia provocare un allentamento sarebbe una shock recession, una recessione causata dallo shock energetico. Allora in quel caso tu hai un blocco totale dei consumi, però non so neanche se augurarlo, perché a quel punto si genererebbe una crisi piuttosto pesante, che non è escluso che avvenga questo inverno, man mano che i consumi tenderanno a salire, ovviamente, come stagionalmente avviene. Dunque, stavo leggendo il tuo ultimo tweet che riguarda il prezzo del petrolio. Questa ultimissima domanda che riguarda le materie prime, poi ci sposteremo, che poi c'è un altro argomento, la crisi energetica, se è crisi o meno, questo lo chiederemo proprio a te fra qualche istante, ma prima un tuo parere. Tu stai spiegando proprio su Twitter perché il petrolio possa raggiungere i $100 per barile, questo naturalmente sempre nel breve medio termine. Dunque spiegaci questa tua logica, che è condivisa con tantissimi, con dei big di Wall Street come per esempio Bank of America, ma non condivisa con di tanti altri analisti, naturalmente, perché ciascuno ha le proprie ragioni. Ho iniziato a scommettere su un petrolio a $100 esattamente nel mese di maggio di quest'anno, quando il Tribunale dell'Aia ha ingiunto alla Royal Dutch Shell di anticipare il piano di riduzione delle emissioni di carbonio. Questo, quello per me è stato il game changer, cioè è stato l'elemento che mi ha indotto a cambiare le mie previsioni sul mercato del petrolio. Perché? Perché è stato fondamentale, a parte che probabilmente sarà prodromico ad altre cause che adesso le lobby ambientaliste, con la complicità magari a volte anche inconsapevole dell'ONG, che perseguono degli ideali, per carità di Dio, non voglio contestarli, ognuno la vede come la vuole vedere. Però oggettivamente è lecito attendersi adesso una serie di cause legali contro altri gruppi petroliferi, proprio per indurli a ridurre le emissioni di CO2 e quindi di fatto ridurre la loro propensione all'investimento in nuova capacità produttiva. Quindi questo è l'aspetto importante. Quindi avremo una tensione sul mercato del petrolio che sarà sempre più strutturale, a fronte di una situazione di consumi
che comunque, escludendo appunto uno scenario di shock da domanda, rimarrà comunque tendenzialmente forte. Quindi io credo che ci siano tutte le condizioni affinché il petrolio possa produrre un rally così importante, appunto soprattutto nel momento in cui si dovesse un minimo allontanare il pericolo di una pandemia, come dire, che possa sfuggire di mano. Finché c'è un rischio pandemico che però non possa sfociare in una vera e propria panico, a quel punto, come dicevo prima, le banche centrali manterranno espansivo la politica monetaria, i viaggi pian piano, i viaggi aerei riprenderanno, ma soprattutto capacità del PIL, soprattutto americano, di mantenersi su livelli piuttosto elevati rimane forte, perché non dimentichiamoci che il prossimo anno ci sono le elezioni di midterm negli Stati Uniti e ovviamente l'amministrazione democratica, che vuole a tutti i costi vincerle queste elezioni, a breve farà di tutto per far approvare questo piano di stimolo fiscale da 3,5 mila miliardi di dollari. Quindi io non capisco cosa possa rappresentare un elemento ribassista per i prezzi, se non appunto quello di una accelerazione talmente forte, però a quel punto ci arriviamo in anticipo ai 100 dollari, che possa provocare una recessione da shock da domanda. Intanto affrontiamo un altro argomento che non riguarda però solo l'Italia, riguarda tutta l'Unione Europea, tutta l'Eurozona, ma anche la Gran Bretagna, perché anche lì le bollette dell'elettricità sono sui massimi storici, nel senso non è una cosa che riguarda soltanto il paese Italia o soltanto l'Eurozona. Volevo capire, siccome sei stato molto chiaro su questo argomento anche sui tuoi social media, chi è colpevole di tutto ciò che sta accadendo? Sto parlando naturalmente delle bollette e soprattutto si è trattato ieri, c'è stata una riunione tra Mario Draghi, Cingolani e Daniele Franco per capire come intervenire e aiutare naturalmente gli italiani, perché si tratta comunque di un aumento del 40% per quanto concerne l'elettricità e del 30% per il gas. Si tratta di punti percentuali piuttosto importanti in brevissimo termine. Questo è forse il problema principale. Innanzitutto, come si risolve questo problema a tuo avviso, e secondo te siamo di fronte ad una crisi energetica e come va risolta a tuo avviso? Che ci sia il rischio di un energy crunch è abbastanza ormai, non è un mistero. Le motivazioni sono ovviamente molteplici, non è che c'è un colpevole in assoluto. C'è innanzitutto un boom dei consumi, c'è un calo forte delle importazioni dalla Russia, c'è un calo della capacità produttiva legata all'eolico, che per ragioni di meteo quest'anno è stato meno performante rispetto al solito. Poi c'è minori importazioni di gas naturale liquefatto per la concorrenza con i buyer asiatici, quindi ci sono delle cause macro strutturali che sono globali. Poi quello che io contesto è il ruolo, non di secondo piano, ricoperto dal piano sul clima europeo, che una responsabilità nel aver innalzato fortemente il prezzo delle CO2 lo ha avuto, lo sta giocando, ma no, lo ha avuto non perché lo dico io, perché lo dicono loro fondamentalmente. Cioè, anche se lo nega Timmermans, il vice presidente della Commissione europea, mi sembra veramente un'assurdità, perché se si va a leggere il piano sul clima europeo si vedrà che tutto il piano ruota attorno alla riforma del sistema ETS, cioè alla riforma del pricing delle CO2, il cui valore deve salire per rendere economicamente vantaggiose le economie green. Quindi non vedo quale sia in realtà lo scandalo. Il problema è che adesso, come al solito, l'Unione Europea ha un timing sbagliatissimo nel perseguire le proprie politiche, manca assolutamente di flessibilità nel capire anche quando implementare certi piani, e lo stiamo vedendo anche sugli acciai, come sta sbagliando la gestione, che può essere anche corretta nel merito, ma nel metodo e nel timing è assolutamente perniciosa. Quindi l'Unione Europea dovrebbe rivedere almeno temporaneamente
questi piani, secondo me, per frenare un po' il mercato. Il rischio qual è? Il rischio è che ormai si possa verificare quest'autunno una serie di blackout energetici che possa rappresentare un problema importante per le imprese manifatturiere che già sono in crisi di approvvigionamento, e quindi io non escludo che si possano verificare nelle prossime settimane già degli annunci di forza maggiore da parte di grandi aziende manifatturiere impossibilitate nel mantenere la produzione su livelli standard. D'altronde anche sui semiconduttori lo stiamo vedendo, le difficoltà del comparto dell'auto. L'altra grande difficoltà, cioè la soluzione potrebbe essere quella effettivamente di quello che sta facendo la Spagna, cioè quello fondamentalmente di tagliare l'IVA sulle bollette energetiche. L'importante è che poi il taglio d'IVA non rientri dalla finestra, nel senso che se tu in qualche maniera riduci la pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese, ma poi aumenti la tassazione dall'altra parte, capite bene che questo, diciamo così, è un gioco delle tre carte. Però il polmone finanziario per farlo c'è. Oggi il Tesoro italiano io credo che abbia circa 200 miliardi di euro in liquidità, quindi fondamentalmente la disponibilità per arrivare a un alleggerimento della bolletta elettrica ci sarebbero. Bisogna vedere che dice l'Europa, questo è il punto chiave. No, assolutamente sì, poi per il momento volevo soltanto aggiornare che non è stata presa una decisione su come alleggerire quei cittadini italiani in questo caso, ma ci sarà un aiuto senza alcun dubbio. Per il momento non è chiaro esattamente quale sarà la decisione dopo l'incontro a tre di ieri, Cingolani, Draghi e Franco. Grazie mille a Gian Claudio Torlizzi, T-Commodity, grazie per essere stato con noi e alla prossima occasione. Intanto buon weekend. Altrettanto, grazie e buon lavoro.